Ciao a tutti ragazzi, io sono Samuele e benvenuti sul canale di Raccontami un Viaggio. Come primo video oggi lo dedicheremo a Milano, alle mie spalle c'è il Duomo, oggi abbiamo anche beccato la Dunata degli Alpini, sono in pochi, e quindi se siete curiosi di vedere le bellezze di questa città, seguitemi. E invece no, questo video non sarà dedicato a Milano, ma... Ebbene sì, nonostante le restrizioni e le difficoltà nel viaggiare in questo periodo, abbiamo comunque deciso di passare il Natale qui in Sicilia con le nostre famiglie. E dico abbiamo perché oggi in giro per la città ci sarà anche lei, Monia. Ecco, immancabile. Immancabile, adesso non esageriamo. Sì, immancabile perché oggi proveremo a sfatare un mito. Quale mito? Caltanissetta non è affatto una brutta città, è da sempre esclusa dai classici itinerari siciliani. Da tutti i itinerari. Da tutti, esatto. Però oggi proveremo a farvi ricredere. E iniziamo proprio da uno dei miei luoghi preferiti della città, l'antica Abbazia di Santo Spirito. Seguiteci. L'Abbazia di Santo Spirito è la chiesa più antica della città. La sua consacrazione risale al 1153 dal conte Ruggero Normanno, come si nota anche da questa insegna parecchio arrugginita. E se la consacrazione risale all'epoca normanna, la costruzione dell'edificio è ancora più antico, probabilmente presente già in epoca bizantina. Ciao a tutti, ci siamo teletrasportati in Piazza Garibaldi, centro storico della città di Caltanissetta. Divisi da questa bellissima fontana si guardano da oltre 500 anni la cattedrale e la chiesa di San Sebastiano. La cattedrale è bellissima all'esterno con una facciata barocca, ma è ancora più bella all'interno con gli affreschi del pittore fiammingo Guglielmo Borremans. Andiamo a vedere. Alle spalle della cattedrale vi troverete di fronte ad una serie di vicoli che vi portano nel quartiere più antico di Caltanissetta, il quartiere degli Angeli, ed è un quartiere arabo che adesso andiamo a vedere. Siamo all'interno del quartiere arabo, ci sono dei vicoli bellissimi, li avevo visitati tantissimi anni fa, forse con la scuola, adesso rivederli dopo tanti anni è davvero, davvero piacevole. Andiamo a scoprire cosa c'è lì davanti. Il nome Caltanissetta deriva dall'antica città araba di Kalat Nissa, che vuol dire castello delle donne. Dopo una mattinata molto intensa ci stiamo un attimo qui riposando e stavamo pensando a quali sono le cose che hanno reso Caltanissetta famosa nella sua storia. Tu sai qualcosa?
Qualcosina la so, però sono curiosa di sentire. Allora, la prima cosa che mi viene in mente sono le miniere di zolfo, tant'è che nei primi anni del Novecento Caltanissetta era proprio nominata capitale dello zolfo, finché in America poi inventarono le trivelle e quindi le miniere andarono in disuso. Ma sono ancora aperte oggi? Le miniere non sono ancora visitabili, ci sono dei musei, c'è anzi un museo che raccoglie un po' di reperti. La seconda cosa invece che mi viene in mente sono i riti della Settimana Santa, probabilmente insieme a quelli di Trapani sono tra i più belli della Sicilia. Non ve lo racconteremo in questo video, probabilmente ne faremo poi uno ad hoc. Poi ci sarebbero tante cose, aspetta, però... Aspetta, io una cosina ce l'avrei. Vediamo. Ta-da! Lo riconoscete? Oh, il famosissimo! Tu dici, ma cosa ci fa alle 3 del pomeriggio con una bottiglia di Amaraverna? Bene! L'Amaraverna, per chi non lo sapesse, è stato inventato a Caltanissetta. C'è una storia molto molto particolare, però magari potremmo fare un altro video anche su questo, che dici? C'è un bell'articolo che Moni ha scritto quest'estate sul blog di Raccontami un Viaggio, però anche la storia di questo amaro famosissimo è davvero bella da conoscere, quindi... Sì. Andate a leggere l'articolo. Noi chiudiamo qui e proseguiamo il giro per la città. Facciamo un goccetto? Ma magari dopo. Questo è il Palazzo Moncada. Samu, volevo riprendere quei palazzi, ma è nero, guarda. Ma come nero? Guarda. Guarda. Ma no, ma devi togliere questo. Se non togli questo. Giunta l'ora del tramonto, e quale posto migliore se non questo, Monte San Giuliano. Pensate che è il punto più alto della città, siamo a 720 metri d'altezza. Per i nisseni questo posto si chiama Un Redentore. Adesso godetevi il tramonto con noi. Adesso arriva il momento più bello del nostro giro qui a Caltanissetta, l'unboxing. Allora, vediamo un po' cosa ci offre oggi la pasticceria. Questo qui è un cannolo che tutti voi conoscete, è dolce, uno dei dolci più famosi al mondo, della Sicilia. Tutti quanti conosciamo il cannolo siciliano, però probabilmente non tutti sanno che è stato inventato proprio nella città di Caltanissetta, nell'antica Calatnissa, in uno dei tanti harem dell'emiro. Ci sono diverse correnti di pensiero, alcuni pensano che è un dolce nato nel periodo carnevalesco, altri invece dicono per onorare proprio le doti dell'emiro. Ma questa è un'altra storia che vi racconterò. Questa qui è la cassata, anch'essa famosissima in tutta la Sicilia, mentre qui abbiamo altri due dolci tipici invece di Caltanissetta. Questo qua è il rollò e questa è invece la raviola di ricotta. Hai pochi secondi per sceglierne uno. Hai già scelto? Raviola. Non lo so se siamo riusciti a sfatare il mito, ma se sommiamo un'antica abbazia di origine bizantina, il quartiere arabo dell'antica Calatnissa,
il centro storico barocco, i vicoli, la storia del cannolo, le raviole e i rollò di ricotta, i torroni, i riti della Settimana Santa e la storia della Mara Verna. Se passate da queste parti, beh, noi vi suggeriamo di fermarvi a visitarla.